Ben ritrovati con Golf Television, puntata numero 370, buon anno a tutti. E soprattutto buon golf, speriamo. Subito inquadrato anche il nostro ospite, un amico, torna a trovarci dopo un po' di tempo, ma anche con incarichi diversi. Intanto Sauro Legramandi, giornalista di TGCOM24, titolare di questo blog letto ovunque che è Golfando, grazie per essere con noi. Grazie a voi. Ma l'incarico vero qual è, Marco? È diventato un presidente, ma presidente di uno dei circoli più moderni che ci sono in Italia. Ma possiamo ancora dargli del tuo o dobbiamo passare subito? Non so, lei? Dipende. Dica presidente, non so. Può passare anche il voi perché siete amici. Allora, Sauro Legramandi, neo presidente del golf antico borgo di Camuzzago nel cuore della Brianza. Un gioiello di golf a 9 buche, dico bene. Giustissimo. Dove... C'è un record, una frequenza incredibile di presenza alle gare, perché noi abbiamo la fortuna di portare una nostra tappa del Domino Golf Television Tour e raggiungiamo sempre 140 giocatori in gara. Cioè è una cosa, c'è grande passione e soprattutto tanta attenzione al calendario gare, a tutta l'attività. Parlaci un attimino e vediamo anche qualche immagine bella di Camuzzago, perché è un posto, credo, splendido per giocare a golf e per iniziare anche. Sì, io ho sempre detto a chi mi conosce che il nostro golf, il golf di Camuzzago, è un golf di frontiera, perché è proprio il primo approccio verso il nostro gioco, verso il gioco del golf, perché è un circolo dove in una struttura unica ci sono 9 buche di golf, un campo pratica bellissimo, 2 piscine, la palestra, il campo da paddle, il campo da calcetto. Chi entra lì vede praticamente lo sport a 360 gradi e capita spesso che chi viene in palestra o chi va in piscina vede il campo da golf e gli viene voglia di scendere in campo e di provare. Poi siamo un ambiente molto giovane, quindi ci sono poche barriere, ci sono pochi... Sei tu un'eccezione, diciamo. Io sono il più vecchio, ma non dico nessuno. Grazie comunque. Allora, no, tra l'altro vediamo delle immagini bellissime riprese dall'alto, ma anche relative a quello che è stato un grosso cambiamento, credo, dal punto di vista tecnico del campo. Quando c'è stato il rinnovo nel 2018 delle buche, il rifacimento delle buche, sempre disegnate da Franco Piras, che era l'autore del primo progetto, ha modificato il percorso. Ad esempio c'era la buca 7, che era un famoso par 3 con l'isolotto, è diventato un par 4 molto insidioso, dogleg a destra. Insomma, è stato fatto un grande lavoro, ma credo che l'aspetto da sottolineare maggiormente per quanto riguarda il golf di Camuzzago è quello di una manutenzione eccezionale. Mi sbaglio? Quanti complimenti ricevete? Guarda, per il campo ci fanno tutti i complimenti, sia per come è tenuto, sia per il calendario e tutte le altre iniziative che facciamo. Il fatto di trasformarlo in un par 3, in 9 buche par 3 con dei par 4 è stato anche per dare un incentivo in più ai nostri giocatori, ai nostri golfisti, perché abbiamo cercato di alzare un po' il livello e quindi c'è stato un grande ritorno. Abbiamo avuto parecchio apprezzamento da parte dei... Non solo dei soci, ma anche dei soci, ma anche di esterni che vengono a giocare. Esatto, perché le nostre 9 buche ci sono le gare infrasettimanali, che magari uno si prende mezza giornata di relax, viene, fa le sue 9 buche, 2 ore e mezza al massimo, doccia, pranzo e poi torna in ufficio liberamente. Cose che campi da 18 buche non possono permettersi. Quindi voi state particolarmente attenti, soprattutto anche a cosa succede in campo. Sì, sì, infatti noi quest'anno. Uno dei nostri punti di forza è quella che noi abbiamo chiamato Camuzzago è un gioiellino, rispettalo,
perché puntiamo essenzialmente sulla, tra virgolette, buona condotta in campo. Cerchiamo di tenere lontano tutti i furbetti che purtroppo ogni tanto si incontrano in questo sport. Ricordo, ve l'ho già raccontato in separata sede, a me è capitato qualche anno fa di giocare con gente, padre e figlio, che veniva da Genova in settimana a Camuzzago ed erano padre e figlio che dovevano prendere l'handicap. Loro sono partiti da Genova cercando sulla guida un campo con una gara infrasettimanale 9 buche, convinti che fosse un campo facile dove magari si chiudeva anche un occhio per aumentare il numero del green field, la circolazione, eccetera, eccetera. Hanno giocato con me, che nella mia scarsità io ho fatto qualche punto in più di loro e loro non hanno preso l'handicap. Me li ricordo uscire dal campo, volgarmente detto, con le orecchie basse, perché avevano buttato via una giornata di lavoro il padre e di tempo libero il figlio, avevano fatto parecchi chilometri e sono tornati a casa come sono partiti da casa, senza handicap. Ecco, ricordiamo per gli amici che chiaramente ci seguono sul Digitale Terrestre, in questo pool di emittenti che va dalla Sicilia a tutto il nord Italia che, e non giocano a golf magari, che per giocare a golf diventa ambito dopo aver iniziato con le prime lezioni in campo pratica, essere usciti magari sul campo poi con il maestro, aver imparato bene le regole e aver sostenuto anche un esame delle regole prima di andare in campo. E serve una gara per avere la certificazione dell'handicap. Cos'è l'handicap? Sono un numero di colpi che ti consentono comunque di poter giocare alla pari magari anche con quelli più bravi. Hai tanti colpi in più rispetto a quello che è il par del campo, vale a dire i numeri di colpi previsti per poter fare il giro di 9 o di 18 buche. Ecco, così abbiamo fatto anche un pochino di promozione spicciola per quello che sono le basi del golf. Noi ci fermiamo un attimo adesso, Sauro, e tra poco ritorniamo proprio in compagnia tua, ma parleremo anche di altri aspetti, oltre a Camuzzago, sul quale ritorneremo. Io voglio sapere anche golfando, perché hai incrementato tutti i numeri possibili e immaginabili con questo blog che è diventato un punto di riferimento. Anche della collaborazione con altri due campi che fanno parte sempre del gruppo Colombo, Brianza e Villa Paradiso. E allora tra poco lo scopriremo, restate con noi, un po' di pubblicità e poi nuovamente con Golf Television. Eccoci nuovamente in studio con Golf Television, ospite Sauro Legramandi, presidente del Golf Antico Borgo di Camuzzago, anzi neopresidente proprio da pochi giorni. Ma prima di parlare di Camuzzago, golfando, del golf in generale e anche degli altri due circoli, come diceva giustamente Marco Lanza prima, che sono nella sfera della famiglia Colombo, io ti proporrei, Sauro, visto che sei golfista, una bella lezione di golf che non guasta mai, aiuta sempre a migliorarci, con Carlo Zappa. Questa volta ci parla di come giocare palla, che ferri usare, se la palla, abbiamo visto, prima era nell'erba bagnata, adesso è nel rough con erba bagnata. Complichiamocela un pochino. Amici di Golf Television, ben ritrovati dal Golf Cup Carimate. Siamo in rough, erba bagnata, la palla addirittura nel trifoglio e è sotto. Ci chiedono che tipo di bastone scegliere. Questa del tipo di bastone scegliere è una bellissima domanda, però è una domanda che è strettamente collegata all'esperienza del giocatore, perché non c'è nessun bastone che noi dobbiamo giocare. La scelta del bastone è sempre soggettiva e la scelta del bastone è influenzata sicuramente dalla distanza che dobbiamo fare, però è influenzata dal lie della palla. Il lie della palla è come la palla è posizionata nel terreno. Siamo in inverno, l'erba è bagnata, è parecchio più dura, abbiamo parecchio più resistenza. Da una posizione con la palla messa male come in questo modo faccio fatica a sviluppare velocità. Quindi più io ho la palla che è dentro nell'erba, più ho l'erba pesante, più ho l'erba bagnata che mi crea ancora più resistenza, più devo prendere un bastone che abbia tanto loft. Prendo un bastone che ha tanto loft, quindi loft è l'inclinazione della faccia del bastone, per poter buttare la palla il più avanti possibile. Perché? Perché i bastoni, oltre ad avere una differenza
di loft, di inclinazione, oltre ad avere una differenza di lunghezza, hanno una differenza di lie. Il lie è l'angolo tra il terreno e la canna e lo shaft del bastone. Quindi questo è l'angolo che abbiamo. Più io ho un bastone con poco loft, più il bastone ha una canna che è messa meno in verticale rispetto ai bastoni con più loft, e quindi ho un attacco che è più piatto. Avendo un attacco più piatto, colpisco più erba e quindi avrò ancora più resistenza, farò più fatica a buttare fuori la palla. Quindi avendo la palla in rough messa male, nell'erba alta, nell'erba bagnata, devo prendere un bastone con tanto loft che mi crea un attacco verticale per poter portare via tutto. E nel giocare il colpo io devo riuscire con le mani a tenere il bastone e fare anche la zolla per portare via la palla, perché la palla è troppo sotto, e quindi devo lavorare bene sull'azione in avanti. Per lavorare sull'azione in avanti posiziono il peso del corpo leggermente a sinistra, in modo tale che la mia gamba sinistra possa fare da perno, per potermi muovere in avanti. Faccio sempre due o tre prove cercando di sentire l'erba quanto mi rallenta l'azione, e io devo riuscire a portare via tutto. Quindi prendo un ferro 8, ferro 9, ferro 7. La scelta del bastone è influenzata da come è posizionata la palla. Probabilmente se io dalla stessa posizione di palla giocassi un ferro 5, farei la stessa distanza di un ferro 7 o ferro 8, perché la palla, l'erba mi attutisce parecchio di più il colpo. In questo caso, con la palla messa così male, così sotto nell'erba, io ho deciso di prendere un ferro 7, ferro 8. Io in questo caso ho un 7 per buttare la palla più avanti possibile. Abbiamo detto che portiamo il peso leggermente a sinistra, rimango bene fermo, posso creare un piccolo anticipo nel caricamento del polso, devo rigirarmi forte in avanti. Sono riuscito a portare fuori la palla, come abbiamo detto prima ho fatto la zolla per poter portare via tutto. Sicuramente la mia palla è partita alta perché ho un bastone che ha tanta inclinazione, però era quello che potevo riuscire a fare. Vi aspetto alla prossima puntata. Che poi c'è un altro segreto, è quello di non andare in rough. è quella sarebbe la soluzione migliore a poter giocare. No, bravissimo. Che parla, perché lui non ci va mai in rough, quindi sì, lui è bravo. Se scherzo a parte, complimenti a Carlo Zappa, come al solito molto preciso nelle sue spiegazioni per quanto riguarda il farci giocare meglio, rendere più semplice, diciamo, un giro di golf sul campo. Sì, farvi giocare meglio, perché è stato il mio primo maestro al Golf Bianza e i risultati con me non sono stati buoni come con gli altri, credo. Carlo? Sì. Ma dai. È lui che mi ha rovinato. Mi ha avvicinato a questo sport per primo, lui e mio suocero. Ma bello. Anche perché tu praticamente esci di casa e sei sul campo da golf. Diciamo. Io inciampo nel campo da golf. Inciampi nel campo da golf. Mentre invece a livello professionale, tu sei un giornalista, TGCOM 24, l'abbiamo detto, sì. E golfando? Cosa ti sei inventato? Golfando è tutta una... Quanti anni ha? Siamo a 8 anni quest'anno. È un blog che mi sono ritagliato sulla piattaforma di TGCOM 24, di Mediaset, dove lavoro, ed è uno spazio dove cerco di dare voce o di scrivere o di raccontare il golf a chi gioca già a golf, ma cerco di spiegare la bellezza di questo sport anche a chi pensa ancora che il golf sia una cosa per vecchi, per pochi intimi, per un termine brutto, borghesi o gente di pensionati che non hanno niente di meglio da fare. Cerco un po' di spiegare invece la bellezza di questo sport, che è tutt'altro che uno sport per anziani. Un po' quello che facciamo noi. Ma qual è la cosa di più che ti ha dato la più bella soddisfazione con golfando? Ci sono qualche cosa. Qualche soddisfazione. Anche molte anticipazioni, tra l'altro. Qualche giocatore che mi dice, che mi ferma e mi dice: ma tu sei quello di golfando, mi è piaciuto l'articolo su... Oppure un altro che mi dice: posso scrivere su golfando? Prego. Lasciamo perdere i golfisti così, quelli come noi. Ma dai piani alti ogni tanto qualcuno chiama?
Qualcuno chiama, il telefono è sempre, sempre acceso H24 e il dibattito è sempre ben, ben vivace. Ognuno resta delle sue idee, però ci si confronta con tutti. È un mito. Vabbè, qui ci sono delle sfumature che vanno colte, ma... Allora, diciamo, 8 anni di golfando. Sì. 8 anni che parli e promuovi il golf in Italia, perché è uno spazio aperto a tutti. Hai fatto l'esempio, mi chiamano, mi piacerebbe scrivere, e tu dai spazio a tutti. Sì. Per esprimere la loro opinione. Ecco, in tutto questi, in questi 8 anni, secondo te ci sono stati dei grossi passi avanti, dei passi all'indietro, stabile? Trovi una maggiore voglia di fare nei golfisti o in chi gestisce magari strutture private o pubbliche, ma che non sono nei piani alti, nella stanza dei bottoni della federazione, tanto per intenderci? La voglia di fare sicuramente è aumentata, perché pian piano si sta facendo largo l'idea del golf sport per tutti. È difficile, ma secondo me prima o poi ce la faremo. Certo, se qualcosa è stato fatto, tantissimo è ancora da fare. Penso alla cosa più semplice, più banale di tutte: provare a portare la scuola, il mondo della scuola, in un campo da golf. Ci sono decine di scuole che girano intorno ai campi di golf in tutta Italia. Però per problemi burocratici, lasciamo stare adesso l'emergenza Covid, che tra l'altro dovrebbe essere un incentivo. Per tanti motivi la scuola non mette piede in un campo da golf. Ma però dicevo, domanda... non c'è paura magari da parte dei genitori che dicono genitori. Se poi a mio figlio dovesse piacere, chissà cosa mi costa. Perché molte volte sì, cozziamo ancora un po' con questi concetti un po' sballati, magari non sanno che per i più giovani addirittura in molti circoli non si paga nemmeno, c'è la possibilità quasi di frequentare sì, gratis completamente per sì, iniziare. È vero, la prova ormai in quasi tutti i circoli la prova è gratuita per un ragazzo giovane, e è una mentalità da superare, pian piano ci si riuscirà. Allora, ci fermiamo ancora un attimo perché siamo andati già leggermente oltre, è la prima puntata dell'anno, dobbiamo ritornare ad avere la mano anche sui tempi di trasmissione. Un po' di pubblicità, ci vediamo tra poco, restate con noi con questa puntata di Golf Television. Allora, sorrido perché si parlava anche di regole, l'ha detto giustamente Marco Lanza poco fa, restate con noi. Io sono convinto che conoscere bene le regole del golf ti aiuta a giocare decisamente meglio, oltre a non incorrere in ulteriori colpi di penalità, spesso e volentieri. Ce n'è uno in particolare che Roberto Ballini mette in evidenza nella giornata di oggi, con questa clip, dove è forse il numero maggiore di errori che riscontriamo su un campo da golf come regola. Come dropperesti tu dal paletto giallo? Ti risparmio. Chiedo l'aiuto da casa. Allora, chiediamo l'aiuto a Roberto Ballini. Andiamo a vedere che cosa ci dice esattamente Roberto Ballini. Come potete vedere,
dai miei gesti non è stato un gran colpo. Da Roberto da Gol Television, ciao a tutti. Cos'è successo? Ho fatto un bel colpo, dovevo giocare a quel green là in fondo, molto bello, e dovevo attraversare il lago, ma la mia intenzione era quella di fermare la palla prima e invece la mia palla è andata in area di penalità. E cosa devo fare in questo caso? Sono certo e sicuro che la mia palla è entrata in acqua, l'abbiamo vista, è stato proprio un bel ciuffo, erano qua anche tutti gli altri, i miei compagni l'hanno vista. Devo determinare qual è il punto dove la palla per ultimo ha attraversato il margine dell'area di penalità, e in questo caso avevo come riferimento questo picchetto. E la terza cosa che devo considerare è il colore dell'area di penalità. In questo caso l'area di penalità è gialla. Perché questa terza considerazione? Perché sulla base di questa terza considerazione, quindi il colore dell'area di penalità, so quale opzioni adottare. L'opzione prima, quella che ho sempre, colpo di distanza, vado a rifare il colpo dove ho fatto il colpo precedente. Oppure, nel caso del giallo, ho la seconda opzione, che qual è? È quella dell'andare indietro quanto voglio, tenendo il punto dove la palla per ultimo ha attraversato il margine dell'area di penalità, indietro quanto voglio. Quindi in questo caso, asta della bandiera, picchetto giallo, questi due punti mi danno una linea, vado indietro dove voglio e andrò a droppare la mia palla in questo punto. Scelto il punto, e quindi avrò un punto di riferimento dove poter droppare la mia palla, ho un bastone da una parte e dall'altra. Ricordiamoci comunque che io dropperò la mia palla, ma questa palla sarà droppata con un colpo di penalità, perché sono andato in area di penalità. Perché ho detto consideriamo il colore? Perché col giallo ho solo queste due opzioni, colpo di distanza e indietro quanto voglio. Con il rosso ho un'opzione in più, fermo restanti le prime due, con un rosso ho un'opzione in più. E qual è? Quella di droppare entro due bastoni. Quindi con il giallo solo queste due opzioni. Ma il punto di riferimento sarà sempre solo e soltanto il punto dove la palla per l'ultima volta ha attraversato il margine dell'area di penalità. Perché questo? Immaginate che la mia palla abbia attraversato tutta l'area di penalità e fosse entrata di là. Il punto di riferimento era da quella parte, ma essendo l'ostacolo giallo dovevo droppare ancora indietro da questa parte. Da Roberto da Gol Television, alla prossima. Ciao a tutti. Beh, direi sfumature importanti, quindi ricordiamolo ancora, mi raccomando, non si droppa, non si fanno i due bastoni se il paletto è giallo e la palla è entrata nell'ostacolo con paletto giallo, ma indietro quanto si vuole, linea bandiera. E si vedono spesso molta confusione, se ne vede tanta in campo in tale materia, e l'ha detto giusto lui alla fine, perché se fosse stato rosso, beh, avevi l'opzione per poterti andare addirittura dall'altra parte, per cui bisogna fare molta ma molta attenzione alle regole. Grazie a Roberto Ballini, presidente AIAG. Marco, scommetto che è una curiosità per Sauro. Ma Sauro, tantissimo, volevo dirti come vedevi il golf prima da fuori, come lo vedi ora da presidente? Io sto parlando del golf in generale, non di Camuzzago. Sì, sì. Se volete la verità, lo vedevo come lo vedeva la gran parte degli italiani. Come ho detto prima, uno sport per pochi, uno sport per ricchi, eccetera, eccetera, eccetera. Poi, tramite mio suocero, ho cominciato a giocare a golf, al Golf Brianza con Zappa, ho cominciato a appassionarmi. Tanto appassionarmi, è diventata una specie di droga, come si suol dire in questo caso. Mi sono visto due Ryder Cup, mi sono visto un po' di Open d'Italia, cerco di sapere il più possibile del golf, è nato il Golfando e adesso siamo qua con voi a parlare di golf. Beh, che cosa ti è cambiato da presidente, diceva Marco? Hai già ricevuto 40 mail di proteste dei soci che ti dicono che non va questo, già, che non va quello. Già 3.000 perché solitamente il presidente diventa un pochino il parafulmine della situazione. Hai già 3.000 progetti per rivoluzionare il golf italiano? No, no, sono solo 2.000. Sono fortunato che il mio incarico è iniziato qualche giorno prima di Natale. Quindi siamo tutti più buoni, sono tutti in vacanza e se ne riparlerà questo weekend quando cominciano le gare a Camuzzago. I guai cominceranno quando finiscono le vacanze. Esatto. Allora, sapevamo e abbiamo parlato di un'attività molto intensa a livello di calendario gare. Intanto abbiamo avuto anche ospite di recente, sul finire dello scorso anno, Luca Maggi, che è il direttore del Golf Camuzzago.
Ma quante gare fate in un anno, grosso modo? Ne avete tantissime? Sì, francamente io ho perso il conto. Noi abbiamo cominciato all'inizio di gennaio e andiamo avanti a febbraio con le gare. Anzi, possiamo dare un'anticipazione? Esatto. Diamo un'anticipazione, perché a febbraio ci saranno 3 appuntamenti, a marzo 2, quindi nell'arco meno di un mese. Ci sarà il The Series, gare del Golf Television in Tour insieme a Domina e altri due partner, per gare intanto con 4 categorie, sì, perché sarà la novità. Quest'anno saranno gare con 4 categorie da noi. Vedi che c'è già la novità, quindi 4 sì, categorie a Camuzzago quest'anno, sì, tutte le gare. Sì, perché abbiamo cercato di dividere la seconda categoria. La seconda categoria l'abbiamo divisa in due in modo da rendere un po' più equo la distribuzione degli handicap. E poi avremo quindi 2 nearest to the pin, ma non solo, oltre ai primi giornate di queste The Series, questi 5 appuntamenti tra febbraio e marzo a Camuzzago, e li avremo anche a Franciacorta in date diverse, si alternano nei weekend. Diciamo che i 3 migliori risultati su 5 faranno classifica unica, e il vincitore di questa classifica unica sarà poi ospite a novembre al The Invitational a Sharm el Sheikh con volo aereo, soggiorno lì inclusive. Insomma, quello che sarà il tema dominante del Domina Golf Television in Tour per la prossima stagione, con le 20 tappe che abbiamo presentato settimana scorsa. E poi ti do una notizia. Bella. Camuzzago. A Camuzzago si gioca sempre, non chiude mai. Sì, siamo aperti 7 su 7 quest'anno, anche il giovedì. Ah, non chiudete quindi più. Quindi per far avvicinare più gente possibile siamo aperti al giovedì, e non solo. Il giovedì alle 5 abbiamo anche l'iniziativa, ogni golfista può portare un amico o un'amica per provare il golf e bere un aperitivo offerto dal nostro clubhouse. E poi ti do un'altra notizia. Ah, non le dà lui. Il socio tu di sei, Camuzzago, sei la detto stampa di... Io sono informato. Il socio di Camuzzago ha delle agevolazioni anche sugli altri due campi, al Brianza e a Villa Paradiso. E magari anche a giocare a padolo, perché ho appena visto delle immagini, esatto. Delle immagini, visto che è di moda il padolo adesso. Sì, i soci di Camuzzago hanno green free omaggio per giocare a Villa Paradiso e per giocare al Golf Brianza, perché è tutto un circolo che si chiude, perché se Camuzzago è un golf di frontiera, ossia dove la gente supera la frontiera... Ah, non un prezzo agevolato, no, proprio no, gratis? Hanno 3 green free gratis e un prezzo agevolato. Okay. A Camuzzago si comincia a giocare a golf, si scopre il golf, a Brianza e a Villa Paradiso si gioca al golf, tra virgolette, da grandi, sulle 18 buche. Beh, allora, scusami, ci si mette la prova. Adesso ci dobbiamo fermare un attimo, poi mi dai un'altra anticipazione e ti farò la domanda, perché questa volta lo faccio dire non dal tuo addetto stampa, ma direttamente da Sauron Le Gramandi. Restate con noi con Golf Television, ritorniamo a parlare di golf tra pochissimo. Rieccoci nuovamente in studio, ma allora abbiamo parlato di tutte queste sinergie con Villa Paradiso, il Golf Brianza, neo presidente a Camuzzago, Sauro Le Gramandi, che è il nostro ospite in studio di oggi, ma cambia anche presidente giustamente Villa Paradiso, perché sì, Fiordelisi, che era presidente di Camuzzago, è andato al posto di Felice Colombo alla presidenza di Villa Paradiso, quindi anche lui da qualche giorno prima di Natale si è insediato ed è diventato il nuovo presidente di Villa Paradiso Cornate. Quindi, allora, a parte che l'avevamo già incontrato in passato qui da noi, vediamo intanto queste immagini proprio del golf Villa Paradiso, che tra l'altro la caratteristica è che sono circoli di golf, uno attaccato all'altro praticamente. Quanto distano in minutaggio? 20 minuti? Tra Villa Paradiso e il Brianza saranno 20-25 minuti, non di più. E in mezzo c'è Camuzzago a Bellusco. Poi ricordiamoci che Villa Paradiso ha anche 9 buche executive, che sì, è l'ideale per cominciare a muovere i primi passi a golf, circolo meraviglioso. Tutto rifatto. Realizzato all'epoca dal commendatore Aldo Valtellina, un grande per il mondo del golf, perché ha fatto veramente tanto. E qui avete fatto lavori a non finire l'anno scorso, impianto di irrigazione nuova. Il campo a Villa Paradiso è praticamente completamente nuovo, tutto quello che c'era sotto è stato rifatto, ribaltato e sistemato. Ma anche perché tu eri consigliere a Villa Paradiso, sì, e adesso sei ancora consigliere? No, perché tu più in carico non puoi.
Signor Presidente, mi scusi la domanda. Allora, adesso sai cosa facciamo? Visto che tu sei appassionato di golf, ti facciamo vedere come si gioca la buca 18 del Golf Villa Paradiso. L'abbiamo giocata insieme a Cristian Fiora l'estate scorsa, andiamo a vedere e la riproponiamo volentieri, visto che insomma, stiamo parlando anche di Villa Paradiso. Per la buca della settimana ritorniamo a Villa Paradiso. Oggi con Cristian Fiora giochiamo l'ultima buca di questo percorso meraviglioso, un championship straordinario con una grande vista. È la buca 18. Beh, direi una delle buche spettacolari questa. Sì, hai detto bene, forse la più spettacolare in assoluto. Parliamo di una buca par 4 di buona difficoltà, anche perché 4, il nostro coefficiente è 4, quindi la quarta buca più difficile, anche se in pianta si può notare che la buca è completamente dritta. Se guardi però la buca non dall'alto ma dal punto di vista del tee di partenza, i tee di partenza sono estremamente sopraelevati per dare una vista scenica alla buca stessa. Si raggiunge questo ostacolo con il primo colpo e l'obiettivo è impedire al giocatore l'accesso al green facilmente con questi tre bunker sul green che sono piazzati in maniera strategica. Ricordiamolo, oggi è buca 18, ma quando è nato il Golf Club Villa Paradiso questa buca era la prima del percorso, perché la clubhouse all'origine doveva nascere proprio in prossimità di questo battitore. Esattamente, ecco perché questa buca gode di questo tracciato unico nel suo genere. Parliamo di una buca più scenica che tecnica, ok? Però proprio perché i battitori sono sopraelevati aiutano l'inizio del gioco. Ovviamente oggi per noi è la 18, una volta doveva essere originariamente la 1, e svolgere i tee time del mattino, della gara del sabato o della domenica con estrema agevolezza. Da questo punto godiamo praticamente quasi tutto il campo da gioco, con una particolarità unica nel suo genere che accennavi tu prima. Sì, che cosa si vedono? Sei ferri? Questo è uno dei pochi tracciati in Italia, ma credo in Europa, dove si possono vedere sei fairway uno di fianco all'altro. Ricordiamolo, gestione Colombo, quindi con Camuzzago, Villa Paradiso e il Brianza, tre circoli dove divertirsi giocando a golf. Qui ci giochiamo all'ultima buca e poi finalmente si va a tavola, ma è una buca che ti porta un sorriso e quasi a dire peccato che oggi abbiamo finito la nostra giornata di golf. Andiamo a vedere cosa succede. Andiamo in campo. Pronti per iniziare la buca? A te l'onore. Marco, cerchiamo di tirare un bel colpo in fairway. Direzione? Mezzo. Allora, per quel che mi riguarda, io cercherò una strategia aggressiva, quindi gioco a sinistra del bunker che vedi, del fairway bunker che c'è sulla destra della nostra buca, cercando di accostare la palla a quell'ostacolo. Okay. Per te forse meglio una strategia dove stai un po' più attento alla direzione e ti tieni sul lato destro per preservare la linea sul secondo colpo. Perfetto, perfetto. Andiamo a vedere. Leggermente a destra, beh, mi sembra un buon colpo comunque. Sì, mi si è un po' aperto, ho mancato il punto di atterraggio, ma penso di trovarla. E là so già che farei un grande colpo in fade per andarlo direttamente. Sarà interessante. Sarà diventare una bella lezione questa. Soprattutto evitare quelle piante a destra, perché io vedo che quelle volte che sono venuto qui a giocare, per molti entrano in gioco, non so perché, è una... Beh, mi sembra buona come direzione. Sì, buona. Sei riuscito a raggiungere il fairway, hai rischiato un pochettino la il lato destro, le piante. L'ho detto mentre ero... Sì, sì, però comunque hai un buon secondo colpo, sei nella giusta posizione per affrontarlo. Siamo arrivati in fairway,
buono, quindi direi estremamente positivo. Ho guadagnato qualche metro rispetto al mio driver normale perché partiamo dall'alto, per cui... A giudicare dalla distanza, sì. Adesso hai un secondo colpo impegnativo per distanza. 183 metri alla bandiera. Esatto. E chi c'è? Esatto. Beh, cerchiamo di piazzare la palla. Io spero di giocare a centro-sinistra per avere un po' di ingresso, non avere quel bunker davanti che dà fastidio. Esattamente. In teoria mi sento abbastanza forte, in pratica... È tutto da vedere. Allora, beh, la direzione mi piace. Dove mi piace, la volevo Marco, mettere? Mi piace. La è davanti. Un buon risultato. Credimi, è un buon risultato. Buon driver per te, come al solito. Sì, ho evitato il bunker. Siamo rimasti nel rough di destra della buca, però abbiamo una distanza direi abbordabile per il secondo colpo, parliamo di 125-130 metri. Per me ferro 8, tieni presente che ho cercato di tenere un bastone abbondante proprio perché siamo sull'erba un po' più alta e non voglio spingere. Ok, perfetto, andiamo a vedere il colpo. Vediamo. Allora, leggermente corto, però neanche troppo, 30 metri al green più o meno. Sì, circa. Direi che può andare bene. E io gioco il mio solito colpo corale. No, l'ho chiuso troppo. Buono. A giudicare del risultato troppo, buono. Un po' troppo aperto. Comunque hai lasciato la palla a circa 2 metri dal bersaglio, sì. Quindi va ancora bene. Allora, scelta del putter. Sì. Non è una scelta inusuale, in realtà è la più prudente. Tieni presente che non siamo in una parte accuratamente rasata, siamo fuori dal collard che sovrasta il green, però è ancora una zona estremamente pulita, estremamente regolare. Bene, andiamo a vedere l'esecuzione di questo colpo. La distanza è perfetta, è passata la buca. È buona, lasciata, è buona. È buona. Un buon colpo, decisamente un buon colpo. Sinistra destra, ricordiamo che sono qui col terzo colpo, quindi potrei giocarmi ancora il par, tutto sommato. Direi che non è male se non è handicap 4, anche se poi un bogey è tutt'altro che disprezzabile. È giocata veramente perfetto. Bene Marco, bravissimo. Non ci resta che chiudere. Ed è perfetta, in mezzo, guarda, non te la faccio raccogliere per il momento. Abbiamo giocato la buca 18, Golf Club Villa Paradiso, un incanto di percorso. Venite, divertitevi, mette alla prova, ma vi fa soprattutto divertire, quindi va bene per tutti i livelli di handicap e di gioco. Certamente. Grazie Cristian Fiora, grazie, ottimo Marco. Professionista che ci ha accompagnato in questo par 18, due par. Possiamo andare a mangiare. È stato veramente un piacere. È finita la giornata di golf. Alla prossima. Alla prossima. Eccoci nuovamente in studio, beh, visto che abbiamo riportato a casa dal consigliere Villa Paradiso, adesso presidente del Brianza, ma con Cristian Fiore abbiamo visto, è uno dei maestri insieme anche a Ripamonti, a Grappassonni, al Golf Villa Paradiso, ma a Camuzzago parlami di questi due professionisti stupendi che ormai da anni sono lì che insegnano golf. Guarda, noi a Camuzzago abbiamo due bravissime persone, oltre che due professionisti con la P maiuscola. Si chiamano Ferruccio Crotti e Maurizio Veloccia. Sono complementari tra di loro, sono due caratteri completamente diversi, però con gli allievi, con chi gioca golf, sono entrambi all'altezza. Volevo anche dire che da noi la prima lezione di golf per un neofita, per uno che non ha mai giocato golf, è gratuita e penso che Camuzzago sia l'unico club con lezioni di golf comprabili su Groupon, che è la piattaforma dove si acquistano pranzi, cene, qualsiasi altra cosa. Diciamo proprio alla portata di tutti. Sì. Cioè, questo rende il golf in effetti alla portata di tutti. Esatto. Anche Camuzzago
Anche perché cerchiamo di sfatare queste leggende metropolitane, giocare a golf, lo ripetiamo, vero Marco, quante volte lo diciamo? Alla nausea. Però è un po' come andare al ristorante, ci sono i ristoranti 2-3 stelle Michelin dove spendi, hanno fatto anche dei cenoni di Capodanno da chef famosi a 2500 euro, ma ci sono anche posti dove mangi molto bene con 20 euro, cucina sana, bella, casalinga, tradizionale, anche piatti ricercati. Ecco, il golf è uguale. Trovi ambienti dove chiaramente costa, diventa un po' elitario, ma ci sono anche circoli alla portata di mano dove poter iniziare a giocare a golf, divertirsi e soprattutto passare delle giornate all'aria aperta senza avere problemi di distanziamento, perché sennò ti arriva un ferro qua tra i denti. Che cosa faresti per il golf italiano? Che cosa vorresti sollecitare adesso? Intanto sono sicuro che ti daranno del lei finalmente. Finalmente sì. È da presidente, questa mi piace. Ma che cosa faresti tu per il golf? Uno dei... Hai detto prima le scuole, ma le poi scuole. C'è altro? No, le scuole e i giovani. Secondo me bisogna ripartire da loro per far vedere che è uno sport aperto a tutti, è uno sport alla portata di tutti. Ecco, ma anche lì c'è un po' la diatriba. Tu sei stato fino a ieri, diciamo, al di qui, al di là del computer, della scrivania, come si suol dire. Ma adesso succede che sei in prima linea. Allora, è vero che la promozione deve essere fatta dai circoli o magari i circoli avrebbero bisogno anche di un supporto per fare la parte della federazione? Perché cioè, non si può demandare tutto esclusivamente ai circoli, altrimenti o ci date una quota di tesseramenti annuali e se in tasca circa lo stesso che ha 18.000 spese rispetto alla federazione, o altrimenti c'è un po' questa diatriba che non riesco mai a capire bene io. Francamente non riesco a capire neanche io, perché la federazione è ovvio che sia nel suo interesse spingere e far conoscere di più il golf, anche perché la forza di fuoco che può avere una federazione non è paragonabile a nessun circolo, perché la federazione anche a livello di promozione parla alle testate nazionali, parla alla televisione, parla ai grandi canali. Il golf, i circoli sono sul territorio, però bisogna darsi una mano. Ma parla così tanto sui canali nazionali della federazione? Perché io non lo sento quasi mai. Poi non so, no, magari mi sbaglio io. Devi alzare il volume. Ah, ecco, no, allora ci siamo capiti, bene. Quindi molto importante, ci hai dato una notizia. Senti, ma tu, come lo immagini, come lo vorresti vedere il golf di domani in Italia? Lo vorrei vedere... Puoi anche rispondere su Golfando, se vuoi, settimana prossima. Lo vorrei vedere innanzitutto su tutti i cellulari possibili, immaginabili, che significa che lo guardano in tanti, come il calcio magari, un'ipotesi. E poi mi piace il golf, che, ripeto, mi piace il golf che c'è Camuzzago, golf terra-terra, molto semplice, senza tanti puzzo sotto il naso, senza fronzoli. È quello. E sei d'accordo che forse andrebbe anche incentivato molto di più a livello di promozione i social stessi, che sono ormai giustamente sui cellulari di tutti, perché tu vedi le persone camminare per strada o dando le zuccate contro i semafori quando camminano a piedi, sempre col cellulare in mano. Però credo che i social, che sia Instagram, Twitter, magari un po' meno perché non ha molto immagine, ma Facebook. Sì, cioè... Facebook, certo, ma i social, la comunicazione si fa sui social. Se non esisti sui social, non esisti ormai anche nella vita reale, nella vita concreta. E quindi mi aspetterò, già è bello il vostro sito, ma adesso mi aspetto questo salto ulteriore e ci sarà sicuramente un ottimo veicolo promozionale. Volentieri, contaci. Bene. Allora, noi abbiamo avuto ospite in questa prima puntata del 2022 Sauro Legramandi, è stato un grande piacere perché oltre che collega ci si conosce da tanti anni anche per il mondo del calcio, per altre situazioni. Lo ricordo, TGCOM24, autore del blog Golfando. Perché squadra di calcio ti fa Legramandi? Ma brutta roba, perché io mi ero illuso che fosse un pochino
nerazzurro dalla parte giusta, quella dell'Atalanta per il calcio spettacolo, mi hanno detto che è juventino, non lo so, vabbè, però non tocchiamo l'argomento calcio oggi, perché ti aspettiamo ancora, gli ha dato molti dispiaceri, allora, grazie per essere stati con noi, grazie a voi che ci avete seguiti, l'appuntamento è per tutte le settimane di questo 2022, abbiamo un anno davanti ricco, spero, di tante emozioni, di tante soddisfazioni, ma soprattutto di tantissimo golf. Seguiteci.